Bentornati al nostro programma Cristiani Oggi. Siamo insieme ancora una volta per parlare della Sacra Bibbia, per parlare in questo programma della fede. Ne abbiamo parlato tante volte e ne parleremo chissà quante altre volte. In particolare della fede operante, la fede messa in azione. Che cos'è la fede? Possiamo dare tante definizioni. Voglio raccontarvi un piccolo aneddoto che ho letto in proposito di purtroppo un triste episodio quando un'abitazione andò a fuoco e il papà si trovava fuori della casa. In casa c'era un bambino che corse sul tetto per sfuggire alle fiamme e stava lì questo piccolo bambino, casa avvolta dalle fiamme, fumo, quindi non riusciva a vedere nulla. E il papà gli diceva: gettati giù che ti prendo. Il bambino disse: ma papà, ma io non ti vedo. E il papà: non ti preoccupare, gettati, io ti vedo. Ecco, questo piccolo aneddoto può darci un'idea di quella che è la fede, che non è tanto vedere Dio. Gesù ha detto: beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto, ma è credere che Dio mi vede e quindi affidarmi a Lui. Vogliamo invitarvi a fare questo oggi. In questo programma in studio abbiamo diversi ospiti. C'è Eliseo Fragnito qui, pronto dall'altro lato dello studio a intervistare Anna, che ci racconterà la sua testimonianza, proprio come il Signore ha cambiato la sua vita e le ha messo pace. Poi Nico Battaglia, che eseguirà un bell'inno, quello che dà il titolo a uno dei suoi CD, lo possiamo dire, Cielo dentro me. Quindi restate con noi, seguiteci in questo programma in cui stiamo parlando di Gesù. Do la linea a Eliseo, prego. Oggi abbiamo Anna con noi, Anna Bruno, ti diamo il benvenuto. Sì. E vogliamo un po' conoscere chi sei, da dove vieni, qual è stata un po' la tua esperienza cristiana. Ecco, tu vieni da una città del sud? Sì, un paesino che si chiama Isola di Caporizzuto. Isola di Caporizzuto. Sì. Bene, tu sei nata e cresciuta lì, ma come ogni ragazza hai attraversato momenti molto difficili. Ce ne vuoi parlare? Sì, sì. Io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana. Diciamo che fin da piccola ho ricevuto i sani principi cristiani basati sulla Bibbia, sulla parola di Dio. Crescendo avevo problemi, diversi problemi di salute, però in questi miei problemi, così come mi era stato insegnato, sperimentavo poi che il Signore era vicino a me, che mi poteva aiutare e liberare da tutto ciò che accadeva nella mia vita e che magari mi recava paura o timore. Mm. Erano dei problemi seri, problemi gravi? Sì, ero asmatica e ero limitata in molte cose. Mia madre per questo diciamo che mi ha cresciuto un po' sotto una campana di vetro, quindi vedevo magari gli altri bambini che giocavano liberamente e io invece ero limitata in molte cose. Dovevo... Problema che è durato parecchi anni? Sì. Sì, un bel po' di anni. E quindi tu dicevi che anche da bambina, possiamo dire da ragazza, avevi questa fiducia in Dio. Sì. che era vicino a te, che ti assisteva in questo problema. Sì. Giusto? Sì, perché molte volte comunque ho sperimentato la liberazione del Signore e quindi questo mi portava ad inginocchiarmi sempre a pregare il Signore, a ricevere da Lui l'aiuto per affrontare molte situazioni che mi portavano ad entrare ed uscire dagli ospedali. Sì. Quindi c'erano delle crisi abbastanza sì. forti. Senti, ma questo non è stato l'unico problema, no? No. Infatti, arrivata a una certa età, nell'inizio adolescenza, in seguito ad un periodo molto difficile, mi chiusi in me stessa, ero insoddisfatta, non avevo gioia nel cuore, avevo sempre paura anche per le minime cose, perché comunque mi ero allontanata dal Signore, facendo alcune amicizie sbagliate,
conoscendo delle persone sbagliate, tutto questo mi aveva causato dei danni interiormente, perché allontanandomi da Dio non avevo più quel punto di riferimento, perché non mi consideravo degna di continuare a chiedere aiuto a colui che avevo rinnegato davanti ad altri. E quindi mi chiusi in me stessa, vivevo momenti di solitudine, non trovavo soddisfazione, non avevo gioia, e quindi caddi nel tunnel dell'anoressia, sfogavo tutti i miei problemi con il cibo, perché era l'unica cosa che potevo controllare nella mia vita. Non riuscivo a trovare più il senso della mia vita, ero spaesata, non riuscivo ad accettare me stessa, di conseguenza non potevo pretendere che mi accettassero gli altri, anche se ricercavo l'approvazione altrui. Quindi diciamo che per aderire a dei canoni di bellezza che magari proponeva la società, per sfogare un mio problema interiore, rigettavo tutte queste cose nel cibo. Sì, quindi sfogavo. In qualche modo, diciamo, questi due elementi o questi due fattori si sposano: l'esigenza della società, o meglio i canoni stabiliti e accettati da molti, che dipingono una sorta di bellezza quasi ideale, no? E poi, come dicevi tu, anche i problemi interiori che ti portano a trovare una soluzione in questo modo. Per quanto tempo tu hai sofferto di questo male? Quasi un anno. Quasi un anno. Sì, e sì. In questo anno sentivi ovviamente la necessità di risolvere il problema? Sì, infatti provai molte volte a smettere, perché comunque stavo male fisicamente, peggioravo sempre di più, però non sapevo come fare. Io ho provato tante volte a smettere, ma non ci riuscivo. In più ero sola, perché non ne parlai mai con nessuno, non ne parlai a mia madre o alle mie amiche, niente, perché... E gli altri non si accorgevano del sì, problema? Sì, infatti gli altri si accorgevano del mio dimagrimento, ma siccome cercavo di non stare mai dentro, cercavo di magari trovare tante altre attività che mi portavano a fare movimento, quindi a dissimulare. Senti, com'è risolto poi? Una sera una mia amica vide che era un momento un po' difficile e mi invitò a una riunione dei giovani che si tenne nella mia chiesa. E lì il Signore, attraverso la predicazione della parola di Dio, toccò il mio cuore. Perché? Che cosa veniva detto? Praticamente ci fu un'analisi di quella che era la mia situazione, anche se la persona che parlava non mi conosceva, non sapeva i miei problemi, perché io ero molto brava a nasconderli. D'altronde noi leggiamo nella Bibbia che la parola di Dio è come uno specchio, no? Sì. Uno specchio che ci fa vedere la realtà, quello che realmente siamo. Sì. E tu in quel momento ti sei sentita mancante, hai desiderato l'aiuto di Dio. Sì, mi sono sentita mancante, mi sono sentita sporca davanti a Dio, perché stavo usurpando quel corpo che Lui mi aveva dato. Quindi mi sono riconosciuta una peccatrice, mi sono, invece di continuare su quella strada, mi sono arresa nelle mani del Signore. Mi sono arresa a quello che era l'invito di Dio. E che cosa è avvenuto? Da quella sera dentro di me c'è stato uno sconvolgimento, una totale rivoluzione, una trasformazione completa, perché la pace, una pace che non avevo mai conosciuto, ha preso possesso della mia vita. La gioia, la soddisfazione, ho trovato un senso alla mia vita, e soprattutto da quella sera il Signore mi ha liberato da quel problema dell'anoressia con il cibo. Sì. Mi sono dovuta arrendere completamente nelle sue mani. Ho dovuto riconoscere il mio stato,
ma ho dovuto riconoscere soprattutto l'importanza di quel sacrificio che lui ha compiuto sulla croce per me. Senti, Anna, purtroppo ci sono tante ragazze che hanno questo problema. Forse ce n'è una che sta seguendo il programma da casa. Ti vuoi rivolgere a lei guardando dritto nella telecamera? Se in qualche modo le mie parole possono aiutarti, io voglio solo dirti che non riuscirai ad uscirne da sola, per quanti tentativi tu possa fare. Se tutto parte da un tuo stato interiore, tu devi solo cercare la faccia di Dio. È Lui che guarirà le tue ferite, è Lui che ti darà ciò di cui hai bisogno, la piena soddisfazione, è Lui che ti farà accettare per ciò che sei, perché Lui ha dato la sua vita per te, così come sei. Non ti vuole in maniera diversa, Lui ti può cambiare, ma solo in meglio. Grazie, grazie Anna. Grazie anche a voi, cari amici che ci seguite. Continuate a seguire il nostro programma. Certamente quando noi accettiamo Dio, impariamo anche ad accettare noi stessi. Ogni cosa che mi hai donato, se guardo un attimo indietro, vedo quanto grande sei stato. Adesso voglio ricordare le promesse che mi hai donato e guardo avanti nel futuro. Afferro ciò che hai preparato. Tu, Gesù, sei il cielo dentro me, acqua che piove su di me. Alleluia, chi è grande come te? Alleluia, tu sei la che mi ha guarito. Ricordo quando ti ho accettato e da allora sono cambiato. Adesso voglio abbandonare ogni cosa che mi ha frenato e se mi fermo ad ascoltare imparerò a volare. Tu, Gesù, sei il cielo dentro me. Alleluia, chi consola con
grazie Nico, ti ho accettato e da allora sono cambiato. Ecco, Gesù opera così nella nostra vita, ci trasforma completamente. In questa parte del programma vi invitiamo a scriverci, leggerò parte di una lettera che ci è arrivata e poi darò il nostro indirizzo, preparatevi ad annotarlo. Ci ha scritto Agostino da Palermo, una breve ma significativa lettera, dice: cari del Vangelo di Gesù Cristo che viene predicato per tutto il mondo, sono uno che seguo la vostra trasmissione televisiva e ho compreso che bisogna credere che veramente questo grande Dio è vivente e vero e vuole essere ubbidito e adorato. Che Gesù Cristo sia con voi, Agostino. Grazie Agostino di questa lettera, è vero. Hai compreso perfettamente il messaggio della parola del Signore. Il nostro Dio vuole essere creduto, adorato, ubbidito, perché se lo facciamo, facciamo del bene a noi stessi, perché Dio vuole il nostro bene. Vi invitiamo a scriverci, vorremmo inviarvi gratuitamente il libro Fede Vittoriosa. Scrivete a Cristiani Oggi, casella postale 15-00011 Tivoli Terme, Roma. Potete anche inviare un'email a cristianioggitv@assembleedidio.org. Scriveteci dunque oggi stesso. Come dicevo, abbiamo questo bel libricino di Smith Wigglesworth, uno dei pionieri del movimento pentecostale, un prolifico scrittore di trattati e libri cristiani. Ve lo invieremo gratuitamente, ma non dimenticate di indicare chiaramente anche il vostro indirizzo postale per permetterci di rispondervi. Bene, adesso vogliamo dare ascolto alla parola del Signore. Abbiamo qui con noi in studio il pastore Davide Diorio, è pronto a parlarci della parola del Signore, proprio della fede, una fede operante. Prego, prego pastore Davide Diorio. Leggo nel libro di Giosuè, al capitolo 5, verso 13, «Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse, «Sei tu dei nostri o dei nostri nemici?» E quello rispose, «No, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse, «Che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo?» Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè, «Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo». E Giosuè fece così. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè, «Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri». È un testo che ci ricorda alcune lezioni spirituali. La prima della quale è che un uomo che sta per intraprendere una grande azione nel campo spirituale, vale anche nel campo terreno ovviamente, deve fare un sopralluogo, fare delle considerazioni, prendere atto di ciò che lo aspetta. E lui, chissà, forse anche un po' preoccupato, guardava la grande città. Si dice dall'archeologia biblica che Gerico sia da considerare la città più antica. Ma vero o approssimativa che sia l'affermazione, la cosa che ci colpisce è che Gerico era impaurita di Giosuè e del popolo che guidava. Si era saputo che il popolo di Dio aveva attraversato le acque del fiume e che queste si erano ritirate per consentirne il passaggio e tutti gli abitanti avevano paura. Qualche volta noi abbiamo paura degli altri senza sapere che gli altri hanno timore di noi. La cosa grande dell'episodio è che Dio è dalla nostra parte e è scritto: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? La prima cosa che vogliamo vedere è la conquista di Gerico, che accadde perché Giosuè seppe ascoltare il Signore che egli vide alzando gli occhi e guardando.
È importante questa azione fisica. Quando vogliamo che Dio ci risponda, dobbiamo sempre alzare gli occhi verso di Lui. Alzò gli occhi e vide. Quando incontrò questo personaggio straordinario, si sentì dire: sono il capo dell'esercito del Signore. L'abbiamo letto qui in 5:14. E Giosuè cadde con la faccia a terra e si prostrò. Mi piace considerare che si prostrò parla di adorazione. E il dialogo, che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Mio Signore ci parla di confessione. Tutto ciò che noi abbiamo e riceviamo passa per questa confessione. Credi in Gesù e sarai salvato. Se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore, sarai salvato. Egli confessa quindi il Signore, il quale gli dice: levati, calzari. È un segno del riconoscimento della santità di quel luogo, perché Dio si sta manifestando. Ma non è un angelo, dirà qualcuno. Se confrontiamo qui l'affermazione di 5:14, sono il capo dell'esercito del Signore, con l'altra invece contenuta in 6:2, il Signore disse a Giosuè, comprendiamo che trattavasi dell'angelo del patto, ovvero del modo scelto dalla seconda persona della Trinità, quindi da Dio, per manifestarsi all'uomo. Gesù ancora non era venuto, non si era ancora incarnato. Spesso la seconda persona della Trinità appariva, si manifestava in questo modo, come angelo. Di solito, in genere, riconosciamo che lui dal fatto che viene usato l'angelo del Signore e non si definisce un angelo del Signore. La cosa grande della conquista di Gerico che accadde perché un uomo seppe ascoltare il Signore. Lo seppe ascoltare in umiltà, levandosi i calzari, lo seppe ascoltare prostrandosi. L'umiltà necessaria per ascoltare è condizione indispensabile. Non dimentichiamo che l'ascolto ci aiuta e ci aiuta a ottenere la risposta. La seconda cosa che vediamo qui è la conquista di Gerico attraverso la fede. Una fede che non può avere dubbi. È la stessa Bibbia a dirci che fu la fede. In Ebrei 11:30 è scritto: per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. I soliti noti, coloro che sono dubbiosi sulla fede, i razionalisti della fede, insomma, va, che non possono avere fede proprio perché razionali, dicono e affermano che in realtà le mura caddero per il movimento che tanta gente, girando attorno alle mura con i loro canti e la loro musica, produssero. Per la verità abbiamo città molto più numerose dei 600.000 uomini da guerra di Israele e non ci risulta che cadano le mura, i palazzi delle città. La Bibbia dice: abbiate fede in Dio. Io vi dico, disse Gesù, chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Fu la fede a far cadere le mura. Come fare ad avere fede? Noi come cristiani abbiamo già fede. L'Apostolo Paolo spiegò: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non è da voi, è il dono di Dio. Dunque abbiamo al momento della conversione la fede in noi. Ma questa fede, per farci realizzare il miracolo, deve avere 4 momenti. Il primo, dobbiamo essere definiti. Spesso Gesù diceva: che vuoi che io ti faccia? E la gente diceva: il bisogno. La seconda cosa è avere desiderio. È scritto: all'empio succede quello che teme, ma al giusto è concesso quello che desidera. E la terza cosa, dobbiamo essere certi. La definizione biblica di fede è: or la fede è certezza di cose che si sperano. E questa certezza poi deve essere seguita dalla identificazione. Se vogliamo un miracolo attraverso la fede, deve esserci questa identificazione.
Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Ecco, questa parola ci deve aiutare e noi dobbiamo identificarci nella promessa che il Signore ci fa. Mi piace considerare che ci sono tante promesse nella Bibbia. Qualcuno dice almeno 3.500, forse saranno anche di più. Dipende come stabilire la regola che un verso biblico sia o no una promessa. Ma certamente la promessa di adesso, in questo momento, è che la Gerico del tuo problema, con le sue mura di malattia, sofferenza, solitudine, difficoltà, problemi finanziari, problemi in famiglia, possono essere vinti nel nome del Signore, attraverso la fede, ma ovviamente operando attraverso anche la fede. Le opere della fede sono essenziali. Se Dio gli disse dovete girare ogni giorno per 7 giorni, al 7° giorno 7 volte, e alla 7ª volta i vostri sacerdoti suoneranno la tromba e le mura cadranno, questo poteva e doveva accadere. Ma attenzione, solo a condizione che l'avrebbero fatto. La fede senza le opere è morta. Cosa ci vuole, dicono i polemici, la fede o le opere? È importante avere la fede operante per mezzo delle opere. Loro obbedirono, operarono, girarono attorno alla città, diedero gloria a Dio e il miracolo accadde. Oggi il frutto del giusto è un albero di vita e noi dobbiamo avere questo frutto, le opere della nostra fede. Le mura di Gerico cadranno e noi avremo la vittoria nel nome del Signore. Grazie Pastore Davide Diorio. Sì, forse ognuno di noi ha la sua Gerico con quelle mura fortificate che devono cadere, come abbiamo sentito, possono cadere solo ed esclusivamente nel nome di Gesù. Ogni cosa è possibile a Gesù. Ogni cosa è possibile a chi crede in questo nome e chiede con fede. Prima di concludere il programma, dunque, vogliamo pregare per qualche istante in maniera così semplice e spontanea. Padre nostro celeste, nel nome di Gesù, tuo figliolo, veniamo a te prima di tutto per dirti grazie come ci hai concesso di annunciare la tua parola. Grazie per coloro che l'hanno ascoltata, per i quali noi ti preghiamo. Benedici la loro vita, fa che la fede possa nascere nel loro cuore e per fede ti possano conoscere. Benedicile, noi ti ringraziamo perché l'hai fatto con noi e lo farai sicuramente anche con molti altri, nel nome di Gesù. Amen. Eccoci giunti dunque alla fine del programma. Sta per arrivare la sigla finale, ci dice che ci dobbiamo salutare. Come ho detto prima, abbiamo preparato questo libro, edito da Adimedia, Fede Vittoriosa, scritto da Smith Wigglesworth. Ve lo invieremo gratuitamente, sarà sufficiente che ci scriviate, non basta telefonare al numero in sovrimpressione perché i centri di consulenza telefonica non hanno i libretti, ci dovete scrivere, ecco, arriva il nostro indirizzo. Grazie di essere stati con noi, a presto! Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.